priorità per questa provincia di Imperia e secondo lei ecco, un discorso sulla percezione dell'insicurezza, diminuiscono i reati però nello stesso tempo viene percepita una sicurezza minore da parte della gente, come si spiega questo paradosso? Ma l'emergenza dell'immigrazione al confine di Ventimiglia è sicuramente un'emergenza attuale, adesso vedremo se si apriranno altri scenari con la stagione estiva. L'accenno che facevo alla percezione di insicurezza confligge con la sicurezza rilevata, nonostante ci sia un dato nazionale in diminuzione, un tasso di delittuosità in diminuzione dell'8-9%, la percezione di insicurezza non cala. Non cala perché ci sono altri fattori che intervengono su questa percezione, su questo sentiment di insicurezza, quali il degrado urbano, la crisi economica, il terrorismo, il fenomeno di immigrazione, sono tutti fattori che condizionano e che chiaramente vanno a limitare la libertà stessa dei cittadini di vivere il territorio. Quindi su questo dobbiamo lavorare, lo dicevo questa mattina con i miei più stretti collaboratori, abbiamo una missione sul territorio, la missione di essere al servizio del cittadino, nel comune obiettivo di garantire la sicurezza e la libertà. Non vi è una libertà vera se non viene garantita quotidianamente la sicurezza del vivere quotidiano. Ecco, la sua filosofia è più prevenzione rispetto alla repressione. Sì, la polizia deve essere sempre più una polizia che passi da una polizia dell'ordine a una polizia al servizio del cittadino. E chiaramente, come lei stava dicendo, stava evidenziando, noi dobbiamo realizzare una missione che è quella di creare e mantenere, sottolineo, le condizioni di un'autentica tranquillità pubblica. Cambia la logica della polizia deve essere quella di una logica di prevenzione che sostituisca una logica di semplice reazione. Quindi dobbiamo conoscere bene i nostri territori e la gente ci deve conoscere. Dobbiamo conoscere anche i bisogni e le aspettative della gente, dei nostri cittadini, dei cittadini di questa provincia. E soprattutto lavorare con questo spirito, con questa cultura di creare un legame di fiducia con i cittadini. E questo legame di fiducia si crea quando proponiamo progetti credibili, condivisi e soprattutto quando ci presentiamo con le nostre professionalità, quando possiamo spendere le nostre professionalità. Ha avuto modo di sentire il suo predecessore, nel caso cosa vi siete detto? Io ringrazio pubblicamente il mio predecessore, il questore dottor Laricchia, per il lavoro che ha svolto in questo anno e mezzo nella provincia di Imperia, con assoluta professionalità, con equilibrio, con buon senso, con dedizione e con impegno. È eredito una questura organizzata e un lavoro fatto con estrema professionalità. Quindi un grazie e un abbraccio al collega Laricchia che oggi debutta anche lui come questore della provincia di Lecce. Questore, un'ultima domanda. C'era un altro problema, prima quello dell'immigrazione che ha interessato questa provincia, che è quello della criminalità organizzata e della mafia. Ha un piano strategico per affrontare questa problematica? Ma guardi, io i piani strategici ci credo relativamente, nel senso che ogni giorno si lavora secondo quelle che sono poi le esigenze che si evidenziano e le difficoltà sul territorio. È un problema questo, noi dobbiamo lavorare anche, dicevo stamattina con i miei collaboratori, anche su degli strumenti.
dobbiamo adottare le misure di prevenzione patrimoniale. Lavorare sulle misure di prevenzione non solo personali, le sorveglianze speciali, piuttosto ovviamente che i fogli di via, ma dobbiamo cominciare a lavorare sulle misure di prevenzione patrimoniale. Questo mi auguro anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e con ovviamente il riferimento della Procura e del Tribunale. Ecco perché parlavo di sinergie, di osmosi sul territorio tra i soggetti istituzionali presenti in questa provincia. Una misura di prevenzione patrimoniale sicuramente è uno strumento che è particolarmente efficace ed efficiente nella lotta alla criminalità organizzata. E anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione, le infiltrazioni, le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Abbiamo due comuni sciolti per mafia in... Sì, sono a corrente anche di questo. Come diceva anche la dirigente della scuola mobile, dobbiamo attenzionare tutto questo panorama, perché è un panorama articolato, è un panorama complesso. Ecco perché dico, è un incarico di prestigio, ma è un incarico molto delicato, quello di questore di questa provincia, perché sono diverse le sfaccettature che chiaramente dobbiamo andare ad affrontare. Non è solamente un'emergenza a 20 miglia per quanto riguarda l'immigrazione, è anche un discorso di percezione di insicurezza, c'è un discorso di insediamenti di criminalità organizzata, c'è una realtà turistica che comunque sia va gestita, perché sono poi realtà di criminalità diffusa piuttosto che di spaccio di sostanze stupefacenti. È una provincia che si presenta ed evidenzia situazioni sicuramente interessanti, se mi consentite questo aggettivo, dal punto di vista della nostra attività. Non abbiamo tempo da perdere, né possiamo starcene con le mani in mano. C'è molto da fare e da stamattina continuiamo a lavorare, come hanno fatto già in precedenza con il mio predecessore, una squadra eccellente. Sono orgoglioso di essere a capo di questa squadra di funzionari, che è una squadra.